l'altra sera il film sulla Costituzione. Su che? Sulla Costituzione! Ah sì, ho sentito che subito dopo la seconda guerra mondiale tutti i partiti di tutte le ideologie si riunirono per scriverla, ma non ho ben capito cos'è. Mio padre, che fa l'avvocato, mi ha raccontato la sua storia, una storia affascinante, ma piena di difficoltà. E quale? Tante, troppe. Pensa che il 25 giugno del 46 fu nominata l'Assemblea Costituente, che doveva elaborare la Costituzione in 8 mesi, mentre i lavori continuarono per oltre un anno e mezzo. Un anno e mezzo! L'Assemblea nominò al suo interno la Commissione dei 75, un gruppo ristretto di persone che poi scrissero gli articoli della Costituzione. Tra questi c'erano grandi politici, Aldo Moro, Nilde Iotti, Giovanni Leone, Giorgio La Pira. Ho capito, se c'è una Costituzione, lei risponde. E mo risponde! Eccomi, mi avete chiamata? Mi presento, sono la Costituzione, sono il documento ufficiale dell'Italia Unita, uscita lacera e ferita dalla guerra, per iniziare con me una nuova vita. Vi ho raccontato la lotta e le speranze di nonni e nonne, erano giovani, uomini e donne. Vi ho aperto gli occhi con le mie parole più belle. Diritto, libertà, uguaglianza, tolleranza, pace e giustizia. E ora che siete cresciuti, mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche di gioco. Per questo ho bisogno di voi, della vostra intelligenza e del vostro coraggio. Accompagnatemi nel mio viaggio tra le persone, bussiamo ogni portone, voi, io e la Costituzione. Allora ragazzi, oggi parliamo di diritti, dell'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come simbolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Diritto alla vita, diritto al nome. Diritto ad esprimere la nostra opinione. Diritto ad essere liberi e mai sfruttati. Diritto al rispetto, ma mai offesi e umiliati. I diritti che vegliano la storia di ognuno. E che preferenze non guardo a nessuno. Violarli vuol dire tradire davvero. Il patto che lega un popolo intero. Un patto che viene dei rami coraggio. Che hanno lottato per farci omaggio. Anche tu hai il compito di fare da guardiano. Perché questo bene non ci sfugga di mano. Chi ha un diritto risponde un dovere. Chi ha sete beva, ma lavi il bicchiere. Così chi viene dopo al bicchiere pulito. Diritto dovere, non so se hai capito.